Dunque, eravamo... Ah sì, dopo l'estenuante scontro, giusto? Dopo lo scontro avvenuto nella locanda, i nostri eroi ritornano al castello, perché insomma, anche loro hanno bisogno di un meritato riposo, se non che, come ben sappiamo, Brom è... il nostro eroe è assetato di verità. E beh, decide di scendere nelle segrete del castello, ove dimora Indoor. Il loro colloquio, profondo e meticoloso colloquio, diciamo che giunge a termine provocando, scatenando un certo, così, un risveglio inatteso da parte di tutti gli abitanti della dimora. Ora, immaginatevi, come se fossimo attaccati da una nave pirata su una costa con dei cannoni che colpiscono il vostro forte. Boom, 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 boom! E questo è il risveglio che accoglie i nostri eroi. Passato ciò, avendo ancora corpo e mente e cervello tutto quanto connesso, il nostro gruppo finalmente riprende il proprio viaggio abbandonando il castello e, mentre esce dalle proprie porte, riceve un inatteso e direi splendido ultimo dono dal mago del re. Oh, io devo sempre garantire. Allora, posso vedere sempre quella cosa così. Per Phil, Gibril e Thorfinn, la frenata è abbastanza brusca e non vi siete resi conto della frenata, almeno non me ne si è accorto perché lui ha frenato così e avete fatto come quando il pullman inchioda e tu stai parlando un'altra persona. Però quindi stando avanti. Sì, diciamo che hai rischiato di andare a fine sul cavallo, però non è, siccome non è stata un'inchiodata, perché non è che puoi inchiodare, esatto, il cavallo non è inchiodato. Hai fatto, sei andato un po' in avanti, ma ti sei ripreso come anche Gibril e Phil. Il problema è per Partin. Partin che poi è bello grande. Tu dove eri seduto? Hai giocato mai a bowling? Ero seduto comodamente per stare le gambe incrociate con le mani sopra la scheda. Ok, quindi stavi seduto più o meno su un bordo del carro. E... il carro è rifinito, ma è comunque aperto sopra, quindi... E fai un tiro a destrezza? 4 totale? Allora, quando frena, tu perdi chiaramente l'equilibrio perché stavi in trance e non ti accorgi nemmeno che, cioè,
che devi smettere di toglierti da questa trance e quindi devi tornare alla vita reale. Quindi voi da fuori vedete che lui sta così, quando frena fa così, la spada vola, ti giri su te stesso e sbatti contro il bordo del carro, ma sbatti forte la testa e perdi un attimo la conoscenza perché già stavi in trance. Vai in una trance superiore, che dove non sei tu a comandare. La spada cade dal carro. Mi accorgo della cagata che ho fatto. E diciamo che tu, come hai frenato, ti giri per vedere, perché comunque vedi tuo nonno e fa. Se ti dice qualcosa. Borbottio. Cucurao, io ho avvisato, Cucurao. Quando l'hai avvisato? Cucurao! Aspetta! Siamo tutti d'accordo. Cucurao! Io vado verso di lui, ed è il secondo, preoccupato. E cerco di capire se. Esatto, fa proprio così lui. Sì. Non ridà. Dammi la spada. Signore! La spada! Hai detto spada? Hai perso una spada? Spada. No, però mi sa che l'ha persa proprio, non c'è spada. Non c'è la spada. Vedo la spada? No, è cascata sotto, se vedi lui no. Esatto. Mi dispiace, ho perso la spada. Si alza Tala. Vada a bordo. Si fa così, si scrocchia un attimo la schiena. Gli darei un cazzotto, guarda. Beh, visto che ti sei fermato, mi ha detto Tia. Ci riposiamo. Sì, scendiamo un attimo. Sgranchiamo un po' le gambe. Io appena scendo, il primo che vedo, gli dico scusi, lei. Ma adesso non interessa che il drago sta morendo. Non è vero, tranquilla. Si scrocchia un pochino, cioè comunque è parecchio. Come scende al carro c'è un tizio, è un uomo, con i baffi, con pochi capelli, quindi solo i capelli qui intorno, con i baffi, vestito da contadinotto. Ok, mi scusi, ma un uomo, ma dove ci troviamo qui? Che paese è? Non è un paese, è una terra. Qui ci sono campi coltivati, sì. Campi coltivati del regno di Brail, qui si lavora e basta. Che zona è? Nel senso, ha un nome questa zona? La zona dei campi coltivati. Non ha... Io ci vengo solo a lavorare. Va bene, la ringrazio. Grazie. Salve. Ha visto per caso una spada? Si gira. Quella sotto al carretto? Tu? Oh, sì. Ok. Grazie mille per l'aiuto. Mi guarda un po' mosso. Prego. Si allontana. Prendo la spada di Partin. È una prova alla forza per prendere la spada, che è grossa più di te. Fatto, basta. Basta per prendere la spada per il manico e fare. Mi sto per imbiccare in trance, se ne passi senza spada. Io cerco di svegliare Partin. Lo aiuto. A suon di schiaffi. Sì, con ben 8 e in 2 la prendete e cerca di svegliare è la stanchezza del viaggio, vero? È vero Finn? Troppo pesante, già, troppo pesante. Poi siamo stanchi per il lungo viaggio. Quello là è un 19. C'è le truffe non su porti la. Provo a svegliare con che cosa però? Con la mazza da baseball. What is baseball? Una mazza allungata. Una mazza allungata. Ah, ok. È un bastone. Quanto hai fatto? 7. Che per colpire devo di là? 13. 13? Non mi prendi. 13 anche da morto non mi prendi. Cioè gli dai una botta e gli fai proprio. Sulla spalla. Era la mia intenzione, magari. Non da ammazzarlo. Ho la soluzione. Anch'io ho un'idea. Passo indietro, prendo la chitarra, prendo il manico, guardo lui e faccio. Lo vedo! No, aspetta! Ma tu stai solo sto a prendere solo le misure e mi avvicino più o meno qui. Prova a dargli il piatto e ci faccio. Ma vado? No. No, ho un'idea. Allora, la vuoi suonare? È un metodo di suono. No, se la vuoi suonare proprio? No, sto usando come. Ok, bene, sì. No, suona. No! Voglio cantare io! Io sono Natale. Io vado da. Hai un modo per svegliarlo? No, dai,
esiste. Posso... questo non esiste. A porto! Cerco di dare un... cioè, sai, quando tu vuoi dare un pugno a qualcuno, ma non ci vai incazzato. Una media potente. Io voglio dargli un bel colpetto. Ti imbatto non sulla faccia, sull'armatura. 19. Probabilmente ti dovrò un'armatura. Fai un tiro a destrezza. Destrezza. No, no, non tu, scusa. Tu a colpire. Ah, ok. Lui è destrezza. 15. 15. Tu? Destrezza è 17. Ok. Vedete che quindi Brom carica, ha preso le mire, la mira, chiude l'occhio e dagliela proprio precisa nel punto dove la mira. Come ammirato, Patin apre gli occhi e si gira su un fianco e la chitarra non lo prende. Se, ti sei salvato proprio a pelo e ti sei ripreso. Sei sveglio. Ha funzionato? Esatto. La spada! Dove stai? È caduta! Stavo svegliando perché è caduta. Cioè, mi mancava poco. Zitto! Cioè, ero riuscito. Che cosa? A parlare con la spada. Dov'è la spada? Se non hai colpito la testa. Fille, la devo recuperare. Anch'io. Si è addormentata la spada. No. E con la chitarra? La... Stavo cercando di svegliarti, non ti svegliavi? La girare? 14 più 7, 21, inganno. Forse mi fido. Grazie. Bene fatto. Grazie mille. Prego. Un bel metodo. Ma te la fa così. Phil! Sì. Come si? Esatto. Sto qui! Non riusciamo a caduta. Eccoci! Alzo il braccio. Siamo in due qui! Ok, scendo, prendo la spada. Come fai a portare a prendere questa cosa? Prendo la spada e me la metto. La mia spada. Eravamo stanchi, vero Phil? Sì, ma solo perché l'abbiamo aiutato noi. Infatti, si è appena alzata la terra, però l'ho preso lui. Mentre parlavo con la spada, tu stavi rubando la mia spada. Ti stavo proteggendo. No, ecco! È successo che lui ha inchiodato. Tu nel sei partito. Ha dato un chiodo? Vabbè ragazzi, posso lanciare sonno? Nonno, sei stanco, risali, dai, non ti preoccupare. Perché mi avete svegliato? Se vuoi ti posso mettere a dormire. Stavo per parlare con la mia spada. Dopo un'ora e mezza di... io volevo sapere dove toccavamo. Cioè che regione, che zona era questa. Soltanto per informarmi, per capire un attimo la situazione. Che tanto che camminiamo. Stiamo andando di là, verso nord. Verso Grant? No, lo so, soltanto volevo sapere se qui c'è un altro nome. Ignoro tutti, vedo che c'è un po' di birra. Per informarmi. La birra ce l'avevi dentro la masacchetta. Vabbè, ripartiamo quindi ragazzi. Io mi rimetto alla guida. Levati. Tu inchiodi. No, mi ha detto lei di fermarmi, nonno, stai calmo. Cioè io eseguo gli ordini. Atala ha detto che non comandava lei, io ho fatto quello che mi è stato detto. A me mi prendete sempre per cattivo, ma io sono quello che segue gli ordini. Atala è sul carretto? No. Dov'è? La vedo? No. Mi guarda in fuori. È di nuovo sparita Atala. Ho la soluzione. Saliamo tutti sul carretto. E andiamo. No, via. Io poi mi guardo intorno prima di salire. Per vedere dove sta. Vedi i contadini. Atala non la vedi. Ma senza cartelli perché. Non la vedo più. È aperto, tutto aperto e non la vedi. È andato avanti come l'ultima volta? Dai, che torna. Tanto ritorna sempre. Esatto. No, quello è mio nonno. È anche Atala. Perché è anche Atala. Wow, allora è normale che una persona scompare così. Se tu rimani qua, io guardo attorno, guardo mio nonno. Tornerai. Ok, prendi tu la guida, io la responsabilità non è mia, senza Atala non me la prendo. Ok. I cavalli fanno. Scuotono la testa e non si muovono. Be smart. Non lo posso dire. Io mi avvicino ai cavalli, cerco di capire se sono agitati o hanno paura di qualcosa per capire se... Altre strade animali, se vorrebbe essere... Sì, la seconda voce. Sì, vado. 3 e 5. Sto dicendo. Non capisci niente. Io sono animali. Atala! Ok. Io mi metto come nel mio carretto, tanto qui senza andare non si va da nessuna parte. Provo
prova a guardarmi intorno. Beh. Addestrare gli animali per calmarla. Mentre... calmarli. 18 più osservare, no. 17 più 4, 21. I cavalli si calmano, si riacquietano, okay. Non sbruffano più. Tu percezione devi aggiungere. 18 più 5, allora faccio 23. Ok. Vedi in fondo una sagoma che ti sembra essere quella di Atala, da davanti a voi. Davanti? Davanti a carro? Davanti, sì. Sta camminando verso dove voi state andando. E quindi verso di voi. Lungo la strada? Mi faccio, ragazzi, quella giù mi sembra Tala, forse è il caso che prendiamo il carretto e andiamo verso giù, la raggiungiamo. I cavalli senza Tala non si muovono. Vediamo adesso, provo a rifare il segno per partire. I cavalli partono e si muovono piano piano. Vado piano piano verso Tala. Cioè, dito per dito dove stavo andando. Scusate, pensavo che vi fermavate più tempo, invece no. Mi stupite sempre, non riesco a prendere le misure sul vostro modo di fare. Ma li con bassa carretto? No, sta sotto, cioè li siete, la vedete incrociata. Abbiamo investito. Sta sotto, sta proprio sotto. Cioè, volevate partire senza di me? Voleva. Io no. No, mi sembra che voi, lei è partita senza di noi. Io sono andato a vedere quanto mancava per Greta. E quanto mancava per Greta? Beh, se seguiamo questa strada ancora mancano una decina d'ore. E se seguiamo una strada migliore? Potremmo tagliare parecchio. Se ha da consigliarci una strada migliore. Conosci la strada? Sì. Guida. Tagliamo allora. No, io non guido. Dimmi dove devo passare per tagliare. Ok. Atala, dov'è la fregatura? Se tagliamo andiamo incontro a... morte, c'è niente. Un tragitto più veloce. E? Vabbè, c'è sempre un minimo di pericolo in ogni strada. Va bene, ragazzi, se Atala ce lo dice non sarà poi così tanto pericoloso. No! Mi rimetto io a carico. Mi ricordo, no? Sei stanco, vai a dormire. Alla fine dei campi di grano, svolta sulla destra. Ok? Te lo dico prima. Che poi se no giri di botte, ragazzi, volano. Ok? Capito? Di sicurezza. Ma devo davvero girare, ragazzi? Cioè, ci fidiamo davvero? Tanto lo vedi questo? Io non mi fido. È lo stesso di stamattina. Va bene. E infatti. Partite. Abbastanza spedito e incazzato. Sta andando molto veloce. Andando. E i campi di grano sono grandi e si disperdono. Cioè, c'ho la vista per vedere in anticipo. Dopo una ventina di minuti che camminate, finiscono, vedi all'orizzonte che i campi di grano sono. Hai presente il Tokyo Drift adesso? Se vai là di fuori non ci torno niente indietro. Ti appoggio una mano sulla spalla, fatto. Ci stanno inseguendo quelli dei cappelli neri? Penso che. Alla fine dei campi, vedi all'orizzonte che i campi di grano stanno finendo. Oh, quindi per tre. Inizia. Non per due. Brown. Inizia. Potresti a rallentare. Adala ti fa, sì, lì dovresti girare sulla destra. Potresti andare più piano, per favore. Intanto sono sceso a tre. Ok. Devi rallentare. Quanto? Allora, se io uso tre turni per caricare strada, il colpo, no? Dopo i cambi di grano. Allora faccio per due, per uno, un attimino. Dottor, non c'è nessuna strada. È terra. Leggi il carretto, ma è secondo? Dove cazzo andiamo? Quella è la domanda che tutti vi state ponendo appena vedete che alla fine dei cambi di grano c'è solo terra, okay, non battuta. Ma sicura per terra? Per terra? A destra i cambi di grano. Mi tengo. Riparto, vado a destra, camminando per uno. Carro fa perché la terra è tutta smussata. È un po' frastagliata. Però acceleriamo parecchio. Da qui. Accelerare! No! Acceleriamo! È la scelta.
grazie a Rozza che il carretto sembra molto più resistente di quello che era. Ah, cioè tu vedi che sembra... l'unione delle cose ci dà la possibilità di passare di qui. Probabile, non lo so, però. Cavolo, tendo la buca, però non prenderle tutte. E niente, camminate ancora un pochino, non troppo, e arrivate su, dopo una ventina di minuti sempre che camminate, arrivate su uno strapiombo. E se lo cedono per quattro? Diciamo i tetti, diciamo. E c'è una strada per... per sì. Il strapiombo? Ah, questa non me la prendo, scusami, prendo le redini e mi tiro verso Natale. No. Questa cosa ci sta sulle. Arrivo, le prendo io. No. Le prendo scusami, io. No, scusami da solo. A chi? A te. A te? A me? Sì, qua, ce la sapevo. Ti avevi due responsabilità. Sì. Atala, non so se tu stai notando che lì non c'è niente, non c'è la strada. Atala scende, va tra i cavalli, riguarda i cavalli. Perché voi non avete paura e loro sì? Vai, Brom, seguimi. Lei fa un passo verso lo strapiombo e poggia un piede nell'aria. Dai. Tipo Indiana Jones quando ha tirato le sassi sopra lui. E comincia a camminare sull'aria. Lo faccio anch'io. Scendo anch'io. Voglio camminare sull'aria. Io scendo dal campo. Ora. Ti prego, vai. Mi raccomando, prego. Non andare un millimetro a destra o a sinistra. Io rimango lì sopra. Vai. Io scendo. No, io vado di fianco a Cone e dico. No, io sono così. Piano. Ah. Ma perché dubitate tutti di me? Che qua quello che bisogna dubitare è. Atala, bisogna dubitare di. Lei cammina davanti a voi. Totalmente siete totalmente nel vuoto. State scendendo voi due? Scendete. Io sto scendendo. Beh, siete scesi prima che camminate. Prima che stato nel vuoto. Ok, quindi state per camminare anche voi nel vuoto. Ma che fate? State per camminare quindi anche voi nel vuoto. Io non cammino nel vuoto. Mi metto per terra e tocco sul vuoto. La tua mano fa. Non senti nulla di solito. Di solito. E poi vedo il carretto che è stato nel vuoto. Il carretto ha fatto il passo in avanti e sta qui lo strapiombo e il carretto sta qui. Esatto. Tipo le montagne russe che sei. Ora. Atala. Meno porco, su. Io l'ho sempre pensato che ce l'avevi più grosso tu. Io gli faccio sottovoce il ruffiano. Andiamo, Sporge Atala dal carretto. Voi due rimanete lì? Io cerco di scendere, non so sceso al carro. Sei sceso? Sto sopra il vuoto? No, stai sull'erba, ancora sulla parte di terra ancora. Lui sta a quattro zampe, tastando con una mano dove dovrebbe poi andare a camminare e si è accorto che dove dovrà andare a camminare c'è cioè del vuoto. Provo a fare con un piede. Idem, il piede se ne scende e scende, vedi pure dei sassolini che si staccano dalla cresta dello strapiombo. Per due, li lascio dietro. Penso che funzioni solo se si è sopra qui. E fa Salite sul carretto. Allora riguardo. Moriamo insieme. Atala cammina, fa un giro largo dietro al carretto, di fianco al carretto, ma cammina largo. Cioè come se tutto fosse tutto aperto. Cammina. Appunto, infatti allora perché tu riesci a passare lì, no? Beh, perché? A camminare tu no? Perché? Porcaccio Pelor, salite! Mi sto cagando in mano, non voglio rimanere con questo strapiombo! I vostri compagni stanno attendendo sul carretto. Questa, non so se lo avete capito, a che punto siete arrivati nella comprensione, è una magia. Ed è una magia che ha una durata nel tempo. E dietro faccio... La magia ha un tempo limite. Più perdiamo tempo... Più c'è il rischio che la magia finisca prima che noi arriviamo dall'altra parte. Quindi, muovetevi. Vorrei vedere quando ce l'hai lungo. Presto. A me non interessa. Io posso arrivare a piedi di là. Guarda. Voi rimanete lì e fate il giro di 20 giorni a piedi invece di fare il giro qui. Vi spicciate. Io vado. A salire. Un attimo, Brom, non essere così impulsivo. Sì. Abbiamo ancora tempo. Io so cosa. Tantissimo. Lei, signor Drago senza ali, vuole volare ancora una volta?
Intanto ho volato. Salgo sul carretto. Sei caduto. Con stile, ma sei caduto. No, non mi hai visto che facevo così. Ok, potrei anche siete risaliti sul carretto. Atala non è sul carretto, è davanti al carretto come prima. Si rimette in marcia. Andiamo. Salgo. Non guardare di sotto. Fille, io invece guardo di sotto perché sono inquietante. Di sotto è altissimo. Fille. Non c'è un fiume. Non guardare di sotto. È uno strapiombo. Foresta. Un Grand Canyon. È tutto quanto. Sì, uno strapiombo. Ho paura di morire. Ma è soffrire vertigini? Non voglio morire. Chi mi dà il cambio? Ogni idea. No, io. No, guida. Nessuno ti lascia. Posso guidare? Certo. Vado io, prendo. Cosa? Tre. Vabbè, non puoi fare prima terza, ma con la macchina prima terza. Adala si accorge che Phil ha preso le redini e che ha iniziato a far correre i cavalli. Si gira di scatto, si sposta e si aggrappa al carro a pelo. Si aggrappa alle scale del carro. Dai, ha detto tre, mi ha detto cinque. Ma sta mandando a uno, però non puoi fare uno. Vabbè, dai, la terza che è, dai. Ha preso colpa proprio. Fai due. Comunque deve camminare su un vuoto, cioè non è così serio. Però vabbè, si aggrappa e fa... Ah, oh, sono proprio matti. Io non posso sale sul carro, fa scusa. Hai paura di cadere, eh? Avvisa. Veloce. Sale sul carro. Veloce. Io mi affaccio dal carretto sì. E vedo se nel... Oh, muoio, non mi ricordo cazzo. Guarda, ha fatto un attimo lavoro, nel senso, quella scaletta è bella solida o è? No. La solida. E ci sei aggrappata da tavolo. Ah, apposta, è fatta. Faccio come si fa in piscina. Scendo dalla scaletta. Faccio l'allenda lei perché per tre per penso che facendo. Per l'allenda per due, per favore. Va bene. È tranquillo, dobbiamo Atala. Per due. Ok. Mi metto, voglio mettere solo come si fa in piscina. Ti tiri gli ultimi pioli e resto i piedi. Veramente lascia la roba sopra, però. Che se no mi cazzo. È una prova di forza. Vai! Vado dove casco di sotto. Cioè io sono pronto a riprenderlo per la colossa. La vita si vive. Pensa la forza. 12. Guarda, lo prendo la veloce e se vede che sta per cascarsi. No, vabbè, faccio una prova, cioè non è che mi lascia strapiombo. Esatto, guarda. Piano piano scendi, scendi un piede, quindi sei con piede a penzoloni e troppo. Scendi il secondo piede, fai molta fatica sulle braccia per tenerti, perché comunque sei sospeso e quindi rimetti il piede. E rimetti. Faccio, devo farla scendere di più. Prova, fare... Posso rimettere per tre? Se vuoi fare una prova carina. Per tre. No, che se era splendido, volevo fare. Ma la ce l'avevi addosso. No, ti ho sciolto sul carro, l'ho sciolto. Bro, prova a tirare la chitarra di sotto. Vedi che succede. A te la fa pure così? No. Io ho che c'è così non ti ha fatto. Oh! Ah, mi è scivolata. Ora quando prendo la chitarra e faccio la chitarra per vedere se... Tipo se tocca la chitarra. La chitarra non tocca. Posso buttarla? Guardala. Tanto. Per quello che vale. Torna sempre. Tornerà anche in questo caso. Quanto c'ho di distanza dalla fine del burrone? La fine del burrone non la vedete ancora. Ok. Mi metto. C'è presente sul... Corri per quattro, ti prego. C'è presente... Credo che ci abbia più posti dove sono le cose... Le... Postazioni sì, per guidare, io me la immagino lunga. Sì. Io mi metto a fianco a chi sta guidando. Uh-huh. Chitarra pronta e se la lancia di sotto. Perché se la lancio adesso e questa mi torna, fa tipo e ci spappola. No, io la lancio quando sto per arrivare alla fine. Così male che va, ok, ho di smart. Dice, va bene. Dopo una mezz'oretta, ma via volata per la paura, la mezz'oretta di cosa via volata proprio. Di cammino sul vuoto, sì. Cominciate ad entrare a vedere un bordo di terra. Oh! Aspetta, osservare. Sì, lo vedo. Per 5! Bravo! Quando lei fa per 5 che accelera, Atala fa un attimo uno sforzo. Rallenta, dai! Vabbè, finisce! E siete quasi arrivati. Siete quasi arrivati, lo vedete. Dai, è fatta. Mi giro verso di loro e ha detto è fatta. Mi ricorda la frase detta dal master prima di morire. Ti ricordi? È fatta. È fatta. Siamo morti. Mi giro verso il gruppo e faccio sto per buttare la chitarra di sotto. È una prova, ma vammene libero. E faccio fotti di merda. Hop, e la lancio di sotto. La chitarra fa
o quando cazzo si è fatto. Scendi. E siete quasi arrivati. State camminando. I cavalli arrivano nel bordo. Il problema è che, come arriva nel bordo, il carretto fa questo. I cavalli mettono i piedi. Come mettono i piedi, il carretto sbatte con le ruote sotto sul bordo del dirupo. E fate tutti quanti una prova di moriremo di destrezza. Anzi, fate un tiro prima a percezione. A percezione 1. Ok, meno male. Mamma mia. Faccio la posso rigirare sempre. Posso oppure se colpire, se non arrivo a percezione. Abbiamo percepito di poco, perché credo che tutti quanti hanno superato 10. Io 15. Io ho fatto 12. Ok. Io 7. Ok. 1. Male. Allora, Partin e Tia si rendono conto, vi rendete conto che il carretto se n'è calato, perché è finita, è come se è finita la magia, stava precipitando. Ve ne siete resi conto? Lei stava così, è fatta, è fatta. Lui stava, io stavo sì, così, sai, vai. Tu stavi guardando la terra sotto, quindi te ne sei fregato di niente. Tu stavi, Porfine stava fisso a guardare il... Dico, è fatta! Cipri probabilmente stava rassicurando il cane. E non presi la devo dire per il cane? Il cane vai, mira. Però c'è vantaggio col cane. 11 più 2. Ok, il cane se ne accorge, fa... sei impaurito, quindi, perché sei accorto di quello che sta accadendo. Tiro alla destrezza di tutti quanti. Meno alla destrezza. Speriamo che tiro meglio di prima. L'altra volta destrezza. Posso, 4, posso tirarlo meglio? Ne ho due, esatto, vero? 19. Destrezza. 21. 17 più tanto. Quindi. Ciao nonno, è stato bello. No, destrezza? Per caso c'ho vantaggio che me ne si accorto. Che? Tiro salvezza? Vai, tiro vantaggio. Chi se ne è accorto, vantaggio. Ok, 19. Buono. Scusa, tiro salvezza? Salvezza, destrezza. 23. Uè. C'è solo il nonno? Il cane. 19 io ho fatto. Vai, tiro il cane. Questo è il totale. 5 più qualcosa. Vabbè, c'ho gli spari assenti. È il totale. Ah, c'è vantaggio però. Ok. 5 sì. Più qualcosa. Ok. 2 totale? Destrezza 0. E riesco o qualcosa, non mi accorgo di lui che no. Si sbilancia o qualcosa? Allora. Vabbè, rifare la vita, sono della situazione. Salutate il nonno. Esatto. Te ne sei accorto, sì, che cioè ti sei accorto, però tu ti sei con il tuo tiro e l'hai utilizzato, cioè questa prova di destrezza è per aggrapparvi al carretto tutti quanti, mo, tu o ti aggrappi al carretto o ti appi a lui, quindi ti sei aggrappato al carretto, lui si è riuscito ad aggrappare perché c'è il sedile dietro, quindi si è riuscito a tenere per il fil, perché sta addirittura con le corde. I cavalli stanno in modalità 4x4, stanno cercando di rimanere tutto là in su, però lui non stava davanti, no, lui stava dietro di loro, da quello che ho capito, e faceva terra, da quello sì. Che avevo capito io, quindi stava sul carro, quindi se cade non mi passa, quindi rimani così, cade così, lo vedi, no, tu stavi davanti. No, tu non stai davanti, tu lo vedi. No, lo vedi. Perla, il problema è che lui stava in piedi. Loro due si sono salvati, quindi Gibril e il cane l'hai preso insieme e il cane ti si è tenuto addosso. Ti sei aggrappato perché comunque non è che sta così, sta inclinato un po' il carro, okay. Perché i cavalli comunque stanno facendo. Lui ruzzola all'indietro verso Atala, che chiaramente sta sempre piazzata. Atala fa questo. Che figlia della... stava prendendo un dritto in testa. Fippo, me ne accorgo che fa così? No, perché voli. Che brutta figlia della merda. Cioè, vedo un nano che ruzzola e un gubbetto che gli viene contro, fa così. Un gubbetto. Beh, mica di... E il nano precipita di sotto. E io potrei dire... Così la sua sono imperati di due. Così la sua io cerco di lasciare. Allora, mi immagino tu che ruzzoli e rimani sempre col dito di Natala come ruzzoli. Il carretto non è stabile, i cavalli stanno facendo tanto sforzo. Atala si alza e viene davanti, quindi sulla porzione, sulle due ruote davanti, per cercare di dare il peso davanti in modo che i cavalli, se riescono a fare forza, si aggrappano. Quindi lei si sposta in avanti.
Ce la faccio mentalmente a invocare una preghiera? L'unica cosa che potrei fare, penso. Lo strabiombo è bello alto, quindi c'è un attimo per pensare. E va bene. Vabbè, sì, diciamo che la volontà ce l'ho per fare una preghiera. Che fate voi? Io cerco di aggrapparmi e tirare il cane andando. E così si ne prova di forza. Di forza? Sono finito magnifico. Aspetta, sono finito magnifico. Così va, cadendo. E così se ne va, finisce la storia. 10, il cane ti ha capito, quindi ti aiuta un pochino e salta sui cavalli addirittura. E riesce ad arrivare, arriva sulla terra e prende, comincia a mordere le retini pure lui e cerca di dare una forza pure lui, quando, considerato che è un aspi comunque con i denti, cerca di tirare anche lui. Io continuo a osservare per vedere se c'è un albero, perché ho la corda e voglio provare a aggrappare la corda e iniziare. Percezione, un albero lo vedi. 3 percezione più 5, non vedo nulla. No, vabbè, con 8 lo vedi comunque, c'è un albero. No? Ok. Fa, però con la corda. Io invece faccio. Prova ad azzeccarci, soprattutto la corda deve avere un peso che si arrotola intorno all'albero. No? Io invece faccio il contrario di Tala, mi lascio scivolare verso il burrone, mi aggrappo alla scaletta, diciamo, del carretto e cerco a vedere se il nano sta nei pressi, magari c'è qualche cespuglio lì nel burrone, non credo che sarà verticale proprio, sarà un po' inclinato, quindi spero che sia aggrappato lì in modo che... Vedi un puntino, vedi un pallino che precipitando. Riesco a scendere in qualche frattina lì di sotto? Cioè ce la faccio a saltare in qualche frattina di sotto? Sì, oppure c'è un piccolo, capito quello che dici, c'è un piccolo terrazzino con qualche radice di albero che di pianta che esco dove ti può aggrappare, però non è un... Non riesce a raggiungere, lui sta scendendo. Ah, stavo andando. Ok, finisci a tirare la corda tu. Ma sei sicuro? Quindi la corda la prova a lanciare, ma la corda. Puff! Regala. Kill. Io dico. Ce lo sapevo che dovevamo correre! Non ci dovevamo fermare. Basta. Okay. E finalmente basta. Esatto. Vado a morire pulito, posso? Vai. Perché il rullare è più importante di tutto. Noto, cioè comunque cazzo. Ok, perfetto. Lascio la presa, vado in giù verso il carretto e grido a Partin: premimi! Premimi, basta. Mi metto in concentrazione, richiamo la chitarra. Proviamo! Mi lascio andare. Io prego, che devo fare? Mi lascio andare e grido a Partin: prendimi, chiappami, ferrami, come ti pare. Vai, candiro a faccio in tempo a ingastrare tipo un piede sulla scaletta per avere più forza. Cioè per avere più. Che ne so. Stavi abbastanza afferrato. Stavo già. Esatto, il mio scopo non è buttarmi, il mio scopo è semplicemente lasciarmi entrare in concentrazione per chiamare la chitarra. Vai. Quindi niente, ok. Zadda fa. 16. Ce la fai, lo prendi. Ti prende lui. Sei quindi tu sei. Non so che devo dire. Sei così con. Niente. Tu ti concentri quindi sulla chitarra, sì, per cercare di farla tornare, sì, cerchi di comunicarci, insomma. Sì, più o meno come funziona sempre. Come vai in meditazione, la chitarra dice: mo sto cazzo che ritorno. Ah, parli merda! Sì, ma non mi vedrai più. Ok. Fai un tiro Thorfinn a percezione. Ho fatto 7 totale. Ah, beh, 7 totale, ti basta perché è una cosa abbastanza vistosa. Mentre stai scendendo, quindi hai preso chiaramente nel giro di pochi secondi, vedi in fondo un bagliore fortissimo. Una luce, te ne accorgi. Questa luce diventa sempre più grande. Man mano che scende. Onetto! Vedi una luce e vedi uno stemma che intorno è luminoso e effettivamente ti sembra uno stemma di Pelor. Se fai una prova di destrezza. 13. Vedi che sto bagliore fa proprio. È velocissimo. Cioè diventa sempre più forte. Vedi sto stemma e ti sembra effettivamente la faccia di Pelor, ti sembra. E qua sei proprio estasiato da questa cosa. Come passa, ti abbracci Pelor, perché tu dici: vabbè, sai che è arrivato, te lo abbracci. Quando te lo abbracci senti una forza enorme che ti prende e fai. Come riapri gli occhi, ti accorgi che stai tornando in su e sei abbracciato a un qualcosa. È la chitarra. È la chitarra di tuo nipote che sta
Salendo in su come un missile. Di lasciarmi cadere. Arriva, arriva, sali, 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 sali. Voi vedete un bagliore bello intenso con io lo vedo. Un nano. Sì, con un nano. Cugnati! Cugnati, lui può solo cugnassimo. Cugnati forte! Allora mi abbraccio a te. Cugnati forte! Tu senti da lontano, senti ulula. Non sei tu che reggi me. Capisci, perché senti così. Capisci ulula. Ulula? Sentite lui che ulula e questa cosa che risale e fai un'altra prova. Anzi, una prova adesso alla forza, perché comunque ti devi tenere forti, forti, forti. Come ti cado? Beh, teoricamente 10 più 2, forza. Va bene. Ti arrivi, arrivi velocissimo, stai arrivando verso il carretto, tu ormai sei abbastanza tranquillo perché la chitarra sai che si ferma, dove sei tu? So? Sai, vabbè, però non è che porta in dito le persone di solito, vieni da sola. Mica e passati, arriva questo bagliore con Thorfinn attaccato che sale, 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 sale. Tu sei pronto così per prenderla, sei comodo perché lui ti tiene e il bagliore fa ti passa davanti, ti sfreccia proprio oltre. E tu passi sopra al carretto, sopra al carretto e ti ritrovi. E poi la chitarra va sopra la terra, dove stanno i cavalli, sopra la terra, e si inchioda di botta. E come inchioda tu fai frani per terra e ruzzoli per terra. E la chitarra fa si attacca per cade. Nel frattempo i cavalli stavano arrampicando tutto quanto, il cane pure stava tirando, col peso che si è spostato il carretto si è un pochino mosso, ha fatto qualche passetto in avanti e sta piano piano risalendo. Però ci sono due pesi dietro che stanno facendo un po' da zavorra e quindi il carretto ancora fa un po' di fatica, però già... Ok, io con una mano che mi tengo, con quell'altra allungo il bastone per porgerlo a loro. Okay. In modo che io spingo Brown verso il bastone, verso l'alto. Ok. Io cerco di riprendere, cioè il grappio al bastone. Io mi faccio passo velato e do la corda alla tala e dico avvolgila alla, cioè tipo un archetto penso, il carretto. Sì, più o meno. E visto che mi posso teletrasportare per 9 metri fino a dove riesco a vedere, mi teletrasporto e cerco di tirare. In modo che così almeno io, il cane, i cavalli, qualcuno cerchiamo di. Quindi vedete Tia che lascia la corda a Tala. La Tala nel frattempo, mentre sta in equilibrio, attacca al carretto e vedete che lei sparisce e ricompare sopra l'erba, a fianco all'albero, e sta con la corda tirando il carretto. Lei con. Fa un tiro di forza? Sì, cioè nel senso aiuti. Ma non è che. Sicuramente non te li incollerai tu. Beh, uno. Scivolo. E tiri. Sì. Tiri e il carretto comunque, vabbè, lo sente un pochino, l'aiuto. Beh, adotta anche il suo peso. Esatto. Sei messo. Lui sei è messo risalito. Male, mo. L'unico che è rimasto sì, sotto perché la 13 si è girata all'ultimo. Sti da di merda. Io cerco di buttare fuori. Cioè adesso stava giuro, così, adesso sta un pochino così, sta. E che tocca qui sotto sulla terra, quindi fanno fatica fino a quando tu gli rimani qua dietro. No, io però non cerco di saltare fuori, cerco di andare a fare proprio il bilancio per. Sì, in avanti, in avanti. Quando arriva. Sta da meglio con la bastone che cosa, quindi. Sì, sì, io vado in grado. Scopri arrivare dove si. Quindi il carretto fa questo, ritocca bene e i cavalli ce la fanno. E risale tutto il carretto. Davanti a voi c'è lui spiattellato per terra e lei con la corda in mano. Vado a carezzare il cane. Io riguardo Tala e gli dico minimo sforzo, massimo risultato. Mica posso pensare a tutto io. Io ho velocizzato tutto il tratto. Io rotolando mi sono accorto che Tala si è spostato. Io scendo dal carretto e vado da lui. Cioè, ti prendeva. Siamo tutto a qualcuno guarda oltre l'orizzonte, cioè guarda dove siete. Io guardo verso il burrone che abbiamo attraversato. Io vado dalle nonne. Io pure vado verso Thorfinn per vedere se si è fatto male. Ok, io guardo avanti. Era vero. Era la tua chitarra. Però ok.
Probabilmente Pello l'ha animata. Penso di sì. No? Guarda Guitar. Però non sono viva. La chitarra è stessa. Partin quindi sta sopra il carretto, guarda in avanti e vedi in fondo un castello con delle mura intorno che sembrerebbe una mezza specie di cittadina. Però principalmente c'è solo un gran castello. Ok, Atala è Great? Sì, credo proprio di sì, perché era la strada più veloce questa, quindi. Thorfinn, come stai? Ok, possiamo ripartire. Io guardo il carro, come sta? È rotto? Il carro è rovinato sotto. Però fortunatamente le ruote stanno tutte quante bene. 300.000 anni. La parte dove ha grattato. E vado dai cavalli, gli faccio bravissimi, gli accarezzo. I cavalli stanno un po' di bavetta alla bocca, hanno faticato. Gli do un po' di otre. Un po' di otre. Oltre a faticare lì, qualcuno le ha fatti anche faticare per aria. Ma se non era per me saremmo caduti nel burrone, quindi. Ok, saliamo tutti, dai, forza ragazzi. Sì, un attimo, le gambe mi fanno già comoggiato. Penso che sembra una cazzata. No, visto anche questa. Ci sta a fagiolo questa cosa. Vado dalla chitarra, la guardo, vado il braccio e alla fine ci aveva ragione lui, faccio. La prendo e me la metto sulla schiena. Tu hai. Lo dico in alta voce, per me posso sentire loro. Per me ci sta proprio. Ok. E risalite tutti quanti sul carretto. Il carretto riparte nuovamente, ancora integro. E andate verso questo castello. Vi rendete conto? Avevo la possibilità di liberarmi di tutti e due. E invece... sono uniti per salvare. Esseri. Partite e vedete, quindi più man mano che vi avvicinate ci sono. Torna sempre. Sei stato tu a salvarmi. Tu hai invocato la chitarra. Quindi non ti lamentare. Vi avvicinate quindi a questo castello, ci sono delle mura abbastanza belle, belle e imponenti, e un bel castello che spunta dietro. E piano piano più vi avvicinate più sembra tutto molto molto e anche eccessivamente grande. È un castello con delle mura. Quasi fine. Quello che vedete voi da fuori è questo. Fuori non c'è niente? Fine non c'è niente. È solo castello. Solo castello. Vai. Sai, tu conosci? No. Sta a posto? Sì, abbastanza. Poi penso che il mio cuore di 320 anni meglio. Non possa ancora. Ancora non ho sentito una cosa? Grazie, Phil. Finalmente. Avete capito? Ho guidato fino a qua! Vi ho salvato la vita! Oh, ma! Oh, nonno, come stai? Tutto bene? Sono attaccata io con i cavalli che mi sorreggevo il carretto! Oh! Thorfinn, tutto a posto? No, niente, stavo cadendo per 50 e rotti metri! Tutto a posto, eh? No! Oh! Grazie, Finn! Sei qui? Sì! Ma sei caduto? Sì? L'importante è che... Grazie, grazie Fino di averci portato a Gret. Io non dico niente, vado avanti. Cazzo, no. Siete veramente forti! Che è il vecchio pazzo! Anzi, mi piace la vuoi! Salve! Ciao! Vuoi? Avete seguito la mia strada? L'ho fatta io quella strada! Mancava un pezzettino. Mancava il ponte, però bella strada. Mancava giusto il pezzo finale. Non avete fatto in tempo. Siete andati piano. Fine, siamo andati piano. Ma assolutamente no. Potevi accendere. Non era fatta male la strada, sicuramente. Erano 120 metri, io l'ho fatta di 119. Forse ho perso un pezzo. Atala avrebbe potuto dirmelo, però lei sa sempre tutto. Atala! Ciao bella! È l'unico momento dove preferisco Atala a lui. Cioè, ho la preferenza su Atala, è strana. Io in questo momento non preferisco nessuno. Andiamo, vi prego, basta. Non si sopporta più. E gli fa: benvenuti nel mio castello, accomodatevi pure.
Ci credo, ci credo. Il castello. Sei la persona meno affidabile che ho mai incontrato nella mia breve vita. Missione compiuta, Gibril. Bravo.